Ed eccoci di nuovo qui. Un po' di liquido per gradire. E possiamo proseguire. L'oggetto l'abbiamo preso, ma di qua non si moriva. No. Andrea e le alture. No, vabbè, dai, in questo caso sono sopravvissuto. Ah, hai capito. Malissimo. E luce fu. Però ci torniamo. Deve essere sempre, sempre allerta. Non le voglio usare, non se lo merita. Non se lo merita. Non vado manco in Berserk. Per me andare in Berserk vuol dire mettere il cappuccio. Ma che bella! Subito! Non abbastanza. Bastardo. Due volte su due. Cambio di danni non è equo, eh. È stato un po' più complicato del dovuto. Sarà dato dal tasso alcolemico? No, beh, non penso, però. Sicuramente è durato più del primo. E qui abbiamo questa cosa qui, con tanto di macchia di sangue di Rogier. Perché ricordiamoci, come potete vedere dall'ambiente circostante o dal fatto di mancanze di macchie di sangue sul terreno di battaglia con lo spirito arboreo. Sono completamente offline. Questa cosa butta sangue, ma non pare avere reazioni in confronto a quanto detto da Rogier in un dialogo successivo alla zona di Storming Castle. Quindi al suo trasferimento
alla tavola rotonda. No, non succede nulla. Beh, è un gran peccato. Minchia. Beh, perché. Vabbè. Perché no? Perché no? Una scala così lunga, tra l'altro, penso che in Elden Ring non esista da nessuno, ma mai, mai, mai. Qui ci sarà poi da discutere con un qualcosa che si troverà più avanti, grazie ovviamente alla questline di FIA, senza il quale ovviamente non si potrebbe riuscire a vedere un tale esemplare di questo genere. Bisognerà poi discutere al riguardo, perché ci sono delle e si ricade qua, delle similitudini tra questo e quello trovato grazie a FIA. Quindi ne riparleremo. Motivo per tornare c'era, ed era la misericordia. Vabbè, ricordiamo che ovviamente la misericordia è l'arma con più critico in tutto il Elden Ring. Ritorniamo alla camera dei montacarichi. Perché? Perché ovviamente a noi manca questa. Questa. Che si può raggiungere da quella porta che è aperta. Bocca chi mi è vivo. Quella porta che è aperta, che in linea d'aria, se i miei calcoli non sono errati, dovrebbe essere, skippando questi stronzi, scendi di là, vai a destra, qui ci sono i topi schifosi, sì. Primo dilemma. Ovviamente questa era l'intenzione. Assolutamente non avevo l'intenzione di provare a parriare un topo, ma bensì di utilizzare il passo del limiere per andare via velocemente da una situazione spinosa come quella. Ovviamente non ci facciamo mancare nulla, dato che per colpa del soldato dormiente ci siamo dimenticati di usufruire, stuprare quel loot. Siamo un po' too much, bro. Dai, ho da fare. Sto cercando una via. A te per riarti. Ma quello è un pugno, quello non lo perdi neanche se ti pagano. Aspetta un attimo. Neanche questo, neanche questo. Sì, ma se mi fai una mossa quando vedo, muoio. Aspetta un attimo. Il test è importantissimo. Cos'era quello? Infina. Si può perriare secondo me, perché quello lì era un suono di perri quasi riuscito. E l'ho detto, ovviamente, non a caso.
Ovviamente ce lo togliamo subito dai piedi. Un test va benissimo. È a postissimo. Sì, volevo capire l'ascensore qui se portava su all'altra zona, all'altra grazia. Giusto per avere il quadro completo della situazione. E porta dei vasi e porta irrimediabilmente da Godric, ma senza prima ovviamente prendere, senza evitare di non prendere questo oggetto assolutamente, e magari cercare di prendere anche quello facendo un'altra via, che è la via con cui in teoria si dovrebbe arrivare da qui. Qui, passando da questo punto qua. E da dove siamo arrivati? C'è un altro modo per arrivare lì? Attenzione. Abbiamo due oggetti e una porta da aprire. Ben Castle. Facendolo a memoria non è proprio semplice. Sì, perché se arrivava da lì. Dalla camera del montacarichi, appunto, non mi ricordavo male del fatto che da quel ponte si potesse arrivare qui. Me lo ricordavo giusto, quindi ho regalato, ovviamente, perché non farlo, ma prima, perché dobbiamo essere così pazzi da andare con 4 Estus, andiamo con 4 ampolle, andiamo con 8, col doppio, no? Non penso di doverle usare, però, non tutte. Evochiamola, dato che ce la siamo guadagnata. E vediamo. Quanto culo facciamo a Godric? Sperando non si banchi. Vediamo chi è miserabile adesso. Per carità di Dio, ci mancherebbe ancora. Vediamo per quanto ancora. Tra l'altro mi sono ancora baffato. Dimentichiamo di fare queste cose. Dai, vediamo. Voglio provare a perriarlo, se mi ricordo, eh. Però in seconda fase è più difficile, perché
Tendi ad usare meno. Chissà come mai. Tra l'altro, una delle scene più belle di Elden Ring. A parte che sono tutti belli gli Ring, però questa particolarmente. È stata un po' sporca perché potevo anche magari evitare di evocare il Nefeli. Però, eccola qui, la prima rimembranza. Però non ne ho potuto fare a meno. La grazia magari la tocchiamo. Giusto per fare tac, per capire l'antifona. Sediamoci con molta tranquillità. Povero pazzo. Craven to the bone. Push it. Oh. Hello there. This weasel was. Godric was always looking down on me. Beh, chissà come mai, comunque un minimo di differenza tra te To e lui you. c'era. I tell you though, Adesso what magari goes no. around comes around. He had an ugly heart. An uglier countenance and met the ugliest of ends, eh? Servirebbero a dire la verità, però perché no, tanto non mi servono niente le rune. Ok, allora muoviamoci verso. Fantasma, uno spirito, esattamente cadendo di qui, di oggetto, che sarà molto importante per una quest in particolare. Vergine, ovviamente non a caso, dato che in questo caso qui la persona a cui andremo a dare queste ube, aspira a diventare una vergine. E questo è anzi questa la grazia. Chi ci aprirà un mondo? Uff. Allora, destra o sinistra, sì. Dungeon più vicino sicuramente, minchia. Ok, adesso diventa un po' più. Ci sarebbe dovuto essere un NPC. Non adesso. Prima di quell'NPC
Bisognerebbe, è vero, perché per avere qui, in questo luogo di grazia qui, la nostra carissima usurpatrice di uova di Shabriri, dobbiamo assolutamente prima portare a termine la questland della penisola del pianto, la questland di Castelmorn, del buon Edgar, per poter riuscire a da avere appunto la signorina delle vigne qui con noi. Questo è un gran dilemma. D'altronde di lei mi interessa ben poco, d'altronde la sua questline l'ho fatta tutta in blind, ma tra l'altro al primo colpo, quindi è una di quelle di cui mi preoccupo meno. Però la mia malattia da completista mi impone di provare o tentare di riuscire a recuperarla, ma tutto questo non prima di aver fatto almeno qualche dungeon di Raya Lucaria, giusto per capire l'antifona di questo posto. No, doniamogliela a questo povero stronzo, ci manca. Al grandissimo Tops. Top of the Tops. Grandissimo. None of them are particularly great. Vorrei darti la vita, Apologies, Tops, friend. ma non posso. I'm afraid I Apologies, and lo your so. sorceries are no match for your Lo so, generosity. Apologies. All right, I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, Arriverà making entry to the Academy anche a impossible te with il the modo di glintstone entrare, di poter subentrare all'interno still here. dell'Accademia. E A io fledgling userò sorcerer. io. When they cast the Stai seals, tranquillo. I'd just popped out. Why not find without one and you'll never. And if that's you, Esaudiamo it would tutti i be dialoghi impossible. I know it, but molto still. velocemente, dato la mole di You've taken well at it cose da since the fare. Selen was. I followed her at school. But Selen was expelled, accused of unthinkable treatment of So che è Sir. stata I still espulsa. don't believe. Illustrious. Ma se in questa run purtroppo non farà una bella fine. Almeno. Porteremo a compimento le sue richieste, per carità, fino a un certo punto. Però la sua questline avrà una fine diversa, un epilogo differente. Questi poveri stupidi li lasciamo a loro, tanto non sono in grado di intendere di volere. Ho salvato uno screen, ma quello è secondario. E ci appropinquiamo a quello che è Liurnia of the Due colpi duri, bro. Due colpi. Ah, vedi che non duri due colpi. Quindi a cavallo il danno è meno, eh. Sì, abbiamo un mercante, sicuramente avrebbe una grazia. Ci sta sfuggendo la questline DD al momento, perché la questline DD si dovrebbe affrontare da qui, non da qui, poco più avanti se non ricordo male.
E qui c'è una boss fight. Al villaggio di Idrocanto c'è una boss fight. Allora, sblocchiamo la vera prima grazia di Liurnia. Portiamoci avanti con la questline di Dee e ritorniamo immediatamente, senza pensarci due volte, a Liurnia of the Lake. Controlliamo che il buon mercante. Vai tranquillo, bro. Guardiamo tutte le merci che hai. Ma stai tranquillo. Non me ne può fregare di meno. In queste rovine ci dovrebbe essere solo un oggetto chiave. Più che chiave, un oggetto che si può utilizzare nell'inventario, nell'equipaggiamento, negli istantanei, che dovrebbe essere esattamente questa qui. Quindi direi che le rovine, in mancanza di boss fight, possiamo anche skipparcele malamente e passare immediatamente oltre, magari con la caverna di Acqua Cheta, che si trova andando e proseguendo in questa direzione, quindi tornando verso Stormbane Castle, tra l'altro imponentissimo sul lago di Liurnia. Eccoci qui. Giusto per cambiare. Ne dura 4. Minchia. Ah, ma ha preso il veleno. Del veleno ci preoccupiamo poco in questo momento. Ovviamente non ci dimentichiamo del... Ah, pensavo fosse quello che sta sopra. Questo dungeon me lo ricordo molto poco. Ok, questa arriva già la boss fight. Se c'è la statua di Marita si arriva alla casa, che dovrebbe penso che�
Io ho voluto fare un attimo lo sbruffone, prendo un attimo, però. Addirittura la marcia senza, allora dobbiamo finirla molto velocemente questa qua. Tipo così. Ho voluto testare un po', volevo vedere se riuscivo a fargli qualche parry, ma la stanchezza inizia a sentirsi, cioè a farsi sentire, più che sentirsi infatti, straparlo. E dopo averci preso marcia scienza, veleno e qualche mazzata, se vogliamo, ne usciamo trionfanti al primo colpo, ovviamente, immancabilmente. Ovviamente il mio rischiare la vita è semplicemente per puro mio godimento personale. Nel provare a perriare qualsiasi cosa mi si pari davanti, ma in questo momento devo dire che i miei riflessi non mi sono molto 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 d'aiuto. Sedersi alla grazia sicuramente mi potrebbe aiutare. E adesso passiamo. Al prossimo, alle prossime situazioni, perché qui abbiamo da attivare la quest di Ria, che ci aprirà le porte e le piste per Villa Vulcano, e da continuare quella di Peaches, in cui non siamo neanche minimamente più, non sono neanche mai più fatti vedere, mai più fatti sentire. Quindi adesso, dopo aver fatto Acquacheta, andremo immediatamente ad andare a portare avanti la questline di D, prima che me ne dimentichi. Quindi facendo anche il boss fight della zona. E dopodiché andremo a Sepolcride a parlare con il buon Peaches in modo tale da. Bro! Dai, su! Bro! Capito che vuoi dare le testate in giro, però bro! Stai tranquillo, su! Parlare con Peaches così da portare avanti la questline, che si voglia o non si voglia, è comunque collegata minimo a Villa Vulcano, cioè un minimo, è in transizione, è collegatissima a Villa Vulcano. Allora, poco più avanti ci dovrebbe essere, ma il mercante, non mi dico che sono deficiente. L'alabarda e la spada corta. La spada corta ce l'ho già, l'alabarda mi pare di non avere, almeno doppia, credo. Infatti, acquistiamola immediatamente. Ok, e adesso andiamo a farci quello schifoso del tibia, che si trova letteralmente in quelle rovine, a navigare, quello lì, le cose che spawnano a caso. Eccolo lì.
Sapevo che non c'è più l'acqua. Ti piacerebbe, bro. Seconda nostra radice mortale, tra l'altro. Prima dovevo cercare di e parlargli. Tanto di so già la fine che dovrà fare. Di aver trovato già una radice mortale comporti il fatto di non poterlo trovare qui. Perché ovviamente prima di questa boss fight ero già in possesso di una radice mortale. Beh, sicuramente non mi dimenticherò di D. Infatti, per scrupolo, ci piazziamo un bel simbolino qua sopra. Anzi, sulla grazia, per ricordarci del fatto di dover venire. Anzi, più che dover venire, dover tornare qui. Adesso, ovviamente, non perdo occasione per andare a sbloccarmi la successiva grazia a questa zona, dove tra l'altro, se non ricordo male, dovrebbe esserci un'invasione. Un'invasione di un personaggio che nella prima run mi ricordo mi ha fatto girare molto 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 le balle, non a livello di combattimento, ma più che altro a livello di spawn, nel senso che non mi spawnava. Eccoci qua, già. Anastasia, o sbaglio? Anastasia, divoratrice senza luce, eccoti qua. Dai, vieni che ti faccio pulita. Minchia. Beh, per pulita non intendevo questo, bro, davvero, giuro, giuro, giuro. Mi spiace. Mi spiace. Ok. Chiedo umilmente schiuma. Presa questa grazia qui, possiamo tornare immediatamente alla caverna di Acqua Fosca, dove dobbiamo parlare con Peaches in modo tale da portare avanti la sua questline, che prosegue a Liurnia of the Lake. Baule, truffa ovviamente, tenuto lì pronto ad aspettare qualche ingenuo senza luce come noi. Per aprire il suo, aprire e prendere il suo contenuto, che a quanto pare conteneva solo ed esclusivamente una trappola. E ti porta davanti ad orsi runici, cose che nessuno vuole farsi assolutamente sfuggire. Ah, non mi dici niente riguardante questa cosa qua, non me lo ricordavo questo, ok. Almeno abbiamo la coscienza pulita di aver parlato con Peaches dopo l'evento accaduto. Qua c'è una grazia però da andare a prendere, se non ricordo male. Quindi ci mettiamo come punto di partenza questa grazia qui, che c'è alle rovine. Dopodiché andiamo a portare avanti la questline di Ria, o almeno attivare quella di Ria e portare avanti quella di Peaches, che niente proprio di meno che
schifosissimo, merdosissimo, titolissimo, maledettissimo, odiosissimo uccello della morte. E neanche quello del rito, ma quello della morte basta, base. A questo arriveremo tra poco. Allora, io la grazia qui ve la ricordo. Non sono ancora del tutto rimbambito. L'ho portato un po' rovina. No, che non l'ho attraversato. Almeno. Non come vorrei. Poi c'è stato in Italia, non mi sa bene. Però so che si estendono sia verso nord che verso est. Io qui una grazia me la ricordo, qui nella testa. Non è questa qui. Me la ricordo sopra una rovina la grazia. Tipo così. Una cosa di questo genere. Di questo genere e tipo. So che non è molto importante, però la mia testa mi impone di doverla cercare. A parte che con tutta questa gente che mi chiede non dubito proprio che siano le lingue tradizionali, però almeno. Qui le rovine intanto continuano. Ed infatti non sono scemo, era semplicemente più avanti. Ah, qui c'è un portale che porta. Quello è un fratto. Fatto che se si gioca ad armi pari con lui, io non ho neanche ragione. Però. Mi sta facendo il cuore. Mi fa male, bro. A parte che cos'è che non fa male in Elden Ring, però. Minchia, mi sono fatto letteralmente ammazzarlo. Anche perché ucciso lui, o lei, o questa cosa, posso permettermi di utilizzare questo portale qua e poi ritornare alla grazia. Intanto vieni qua che ce la giochiamo equamente. Non sei di quest'idea, bro. Vieni via. Era un moveset schifosissimo. Ora l'RB di pazzia, di paura. L'RB spam. Così non avendo armi. Un altro? Ah, minchia. Pensavo di sì. Stavo già filmando sull'ultimo stronzo rimasto.
Basta? Stop? Grazie. Ah, ecco dove portava. Questo non me lo ricordavo mai. Mai, 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 mai. Che poi devo capire se la morte è stata causata dagli spiriti castati dal nemico base o dal nemico più forte. Questa è un'ottima cosa da capire, eventualmente uno indagare, da recuperare. Anche per capire la proporzionalità del danno in quel momento, cioè, farsi un'idea. Però mi sa più dal tipo grosso, ripensando al danno. Torniamo alla grazia delle reliquie, così da iniziare a smuovere le questline di Rhea e Paige. E poi, come promesso, fare la boss fight notturna dell'Uccello della Morte, così da concludere sperando. Ok, allora, io direi, prima partiamo da Paige, in questo caso, visto che, se non ricordo male, nella mia prima run lui mi consigliò di aiutare la carissima Ria, che Ria la fanciulla, di cui non cito mai, 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 mai il nome, almeno, così ricordo. Ed è quest'isola qua. Abbiamo il buon Paige, troviamo la grazia. Oh, well, it's been a long while. I'm still in business, if you can believe it. Patches Emporium. Lo vedo che sei ancora in Now, affari. in the Rhea Lucaria. Il buon Paige. By the way, have you met that girl, Raya? No, She's non not that it's ancora. any of my business, Ma is she? adesso andiamo a farla, la cara Ria. Raya, You're making Raya your way Lucaria. to the Erdtree, Dai. no? Well, I heard something that might help. Have you ever seen an Iron Virgin? Clunky contraption long ago. So già, Get this, it's all'Accademia. Ma non è un transpersonal, problema, stai chunky. tranquillo, ci penseremo a momento debito. Per aprirci più velocemente la strada. La Villa Vulcano. Per accedere nella maniera più rapida e veloce a una zona. Avanzata. Please. Almeno per le prime Mistress fasi. sent me off on an Ciao errand, cara, but I was lo so. accosted by a Hai ruffian. bisogno di un May I amuleto? ask you lend a hand, perhaps? That thug made off with a precious necklace. Only Collana, he è vero, non è too un amuleto, è una is collana, tarnished. hai ragione. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Oh, thank Penso you, io sia tranquillo. dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. The thug should be resting. Please. Tranquillo, adesso ci pensiamo. Allora, proseguendo dritto, andando verso il nord. What are you looking Libero. at? You trying to start something, mate? Ah, that necklace what you're after, is it? Ringrazio che non voglio ucciderti Seen adesso. parties with it? I'm not in love with it or nothing. Ma la tua ora potrebbe arrivare molto, You're a molto shrewd one, Chief. presto. First. All right. Things no damn use to anyone. Your bloody idea, mate. Prego, prego. Don't go. Non farti problemi, bro. Dobbiamo a ricoso segnare.
la suddetta collana. Should be resting at an abandoned. I'm. Oh yes. Io bro. Tieni, that is bro. My missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Did I forget to announce myself? I am Raya, in the service of Lady Tanith. I seek stalwart tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Brave tarnished, seek grazie, the grazie, Altus cara. Plateau, the realm of the Erdtree. Most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erdtree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Oh, and this area of Liurnia is connected to the lift has been defunct for an age. Instead, you must seek at the base of the valley, near the Grand Lift. It was excavated. I have faith in you. Dove c'è il drago di magma. Seek the old ruins in the cliff. At the base of the valley it was excavated from both ends. I have faith in you. I do hope. Raya. Cara Raya. Ci rincontreremo sicuramente, sicuramente, sicuramente. Anche perché Villa Vulcano è una di quelle cose che non ho portato al termine al 100%, soprattutto la parte di Tani, visto che mi hanno fatto uscire le cose dopo la cioè dopo l'uscita del gioco, cioè dopo che ovviamente ho portato tra virgolette la fine della questline e mi sono sbarazzato poi ovviamente di lei. Tra l'altro anche giustamente, visto e considerato che il suo cavaliere droppa un incantesimo, quindi non reperibile in nessun altro modo, ovviamente. E adesso, come promesso, all'uccello della morte che farà da apripista all'isola del pianto, che richiederà molto 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 meno tempo sicuramente di Sepolcride. Tanto mi ero data la marcia scienza, beh, mi interessava quello. A parte che dovrei buffare un attimo, perché contro questo boss qui dell'open world mi dimentico di buffare. È riuscito a non prenderlo. Incredibile questa cosa qua. Oh, ho finito il mano. Volevo ucciderlo così e così è stato. Ovviamente come sempre mi aspettavo durasse un goccettino di più, almeno a livello di vita, ma a quanto pare il danno è letteralmente spropositato. Giusto per gradire.
Ok. Mamma mia, ci aspetta tutta Liurnia. Ok. Ma Liurnia sarà sicuramente la nostra prossima tappa. Come vera e propria mappa. Ma prima di qualsiasi altra cosa va assolutamente completato il lago, cioè la zona della penisola del Piano. Dovrebbe essere una zona comunque non troppo avanzata. E quindi ancora rientrante nel semplice. Ok. Possiamo utilizzare tranquillamente la famosissima sa velocissima per scappare a tutto e non fermarci a combattere, dato la poca importanza di questi nemici, e partire subito con la grazia appunto. E attivare, ora che mi ricordo, almeno, sempre se è ancora disponibile, la questline di Irina. In modo tale da arrivare poi al castello di Morn Is somebody there? con tutte le carte in Might I regola. lend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been woozy, but I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander, I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should. Please, I just want him to be safe. Thank you, dearly. Then Tranquilla. please, take this. Deliver it to my father. Ci sarà molto anche su Irina di cui parlare. Poi tra l'altro questi capelli biondi, bisogna vedere se c'è qualche collegamento a Godwin. Ci vediamo per la grazia. E questo sarà il nostro punto di saluto.